sono iniziate così, con la grande festa della cerimonia d'apertura, con oltre 4 giovani apprendisti in parata, con le bandiere di 24 paesi europei e quella italiana a sventolare fiere nell'arena del Gran Palais di Lille. Stamattina le Euroskills 2014 sono invece entrate nel vivo ed il day one dei campionati europei dei mestieri ha visto subito in azione i 5 competitor del Team Italy, tra essi Beniamin Thaler, 25enne pavimentista della Val d'Ultimo, accompagnato dall'esperto Andrea Solzer. Oggi all'inizio ero un po' nervoso, però poi ho iniziato a lavorare e penso di essere partito col piede giusto. Abbiamo da realizzare 3 pezzi, uno in legno, uno in moquette e uno in linoleum. Abbiamo 2 giorni e mezzo di tempo e l'obiettivo è quello di finire tutti e 3 i pezzi. L'Alto Adige è però anche terra di lattonieri, rappresentati per l'occasione da Armin Flare e di Lana. Ma gli altoatesini, questa volta, non sono soli. Siamo molto orgogliosi di questa partecipazione del Piemonte grazie alla collaborazione con i colleghi di Confartigianato Bolzano che ci hanno dato questa opportunità. Siamo qui con 3 competitor, 3 giovani piemontesi su cui investiamo perché crediamo che la formazione professionale sia un valido strumento per l'inserimento nel mondo del lavoro. Un investimento che pare azzeccato se si guarda le grandi doti immediatamente espresse dal ventenne meccanico Simone Ciulla. Tanti piatti da preparare in pochissimo tempo non hanno spaventato il 22enne cuoco Pietro Beanato. Infine il 20enne cameriere Dionis Blosenko, disimpegnatosi al meglio sin da subito nella preparazione di difficili cocktail. La caccia alla medaglia proseguirà domani con un'altra impegnativa giornata di gare.